Si è conclusa all'Università di Teramo la 3 giorni dedicata al Forum Internazionale del Gran Sasso, evento giunto alla 6ª edizione organizzato dalla Diocesi di Teramo Atri. Intorno al tema di quest'anno Conoscere per Costruire si sono svolti incontri scientifici, tavole rotonde con esperti e scienziati di livello internazionale. Sì, sono molto contento che il tema Conoscere per costruire abbia suscitato non solo interesse ma soprattutto coinvolgimento sia a livello delle istituzioni accademiche, dei centri di ricerca, della scuola, ma soprattutto a livello personale. Abbiamo potuto constatare la disponibilità di uomini e donne impegnate nella ricerca, nella formazione, a rimotivare il proprio impegno in una prospettiva completamente nuova, consapevole che, come il Papa ha più volte ricordato, siamo di fronte al cambiamento d'epoca. Possiamo dire che già siete al lavoro per il prossimo forum? Sì, credo che si sono poste le basi per una prospettiva, direi, davvero entusiasmante. Noi vorremmo per il prossimo forum mettere al centro il tema della carità intellettuale, soprattutto nella prospettiva dello sviluppo dei popoli, perché la presenza del partenariato euroafricano ha sollecitato e sollecita quella dimensione della cooperazione internazionale che è davvero determinante per costruire e per far sentire parte attiva della costruzione della società a livello globale nelle nuove generazioni. L'evento si è svolto in continuità con i precedenti e con il 2º meeting internazionale La Scienza per la Pace. Una grande occasione di confronto, ma soprattutto una necessità di fare sempre più rete. Sta emergendo anche questa mattina nella sessione plenaria finale che non bastano i finanziamenti, servono degli intenti comuni e non si può lasciare indietro nessuno in questo cammino, sia all'interno dell'Europa ma dobbiamo dire all'interno del mondo. Solo così la scienza e i risultati della scienza poi possono diventare operativi ed essere utili all'intero mondo.